Profumi ecologici in versione moderna. Oltre 150 fragranze made in Italy. In Estasi trovi qualità e risparmio. La prima profumeria alla spina per le tue esigenze. In Estasi, tutto da scoprire. Siamo in corso Garibaldi 2, Pordenone. Vieni a trovarci. Le slot machine nei bar creano molto spesso dipendenza, soprattutto tra i giovani in cerca di facili guadagni. Mara Piccin, secondo lei si può contrastare efficacemente il gioco d'azzardo? Sì, io ho presentato una proposta di legge, una modifica alla legge che già c'è e che è stata approvata in Consiglio regionale all'inizio del 2014. La verità è che il tempo che passa tra le iniziative di legge e l'effettiva approvazione e poi l'approvazione dei regolamenti di attuazione è stato troppo lungo e questo ha permesso l'ulteriore apertura di sale da gioco. Allora, la legge che è stata fatta non è sicuramente efficace fino in fondo per cercare di contrastare il gioco d'azzardo e bisogna però anche ammettere che questo è un problema serio, un problema sociale e nessuno di noi ha la bacchetta magica per riuscire a risolvere questo problema. Però ci si può mettere d'impegno e l'impegno significa che ci devono essere regole chiare e questa modifica, questa proposta di legge va in qualche modo a premiare o meno gli esercizi pubblici che hanno per esempio le macchinette. Io ritengo che il timbro, l'adesivo sulla finestra, sull'ingresso di un esercizio pubblico free slot non sia sufficiente per contrastare il gioco d'azzardo. La dipendenza al gioco d'azzardo, secondo lei, è un fenomeno preoccupante? Sì, credo di sì, proprio perché ne ho presa conoscenza in questi giorni di una mia vicina di casa che pensava una persona seria, invece si mangia tutta la pensione a giocare. E questo mi ha creato proprio un pensiero molto profondo nel dire probabilmente dobbiamo essere più duri contro chi ha le macchinette, contro chi professa una volontà di divulgare che la macchinetta può essere un gioco, in realtà poi diventa una dipendenza. Sono contrario assolutamente. Perché le probabilità di vincita è una su 2 miliardi, quindi preferisco investire i soldi a una passeggiata, a una gita, a contatto della natura, ma non credo al gioco. Non gioco, non è che mi preoccupi più di tanto, sicuramente è un problema molto serio. Ritirerei le lost machine, lo fanno solo per prendere soldi, questo è il fatto, e poi li metterei una settimana dentro chi gioca, ma perché chi si mangia lo stipendio deve andare dentro una settimana, per me è un furto. Certo. Ci preoccupa non solo a me ma anche a tutti, perché rimangono anche quelli che prendono la paga e le lasciano là e conosco tanta gente così. Io non ho giocato mai né alla Sisa, non ho mai comprato né un gratta e vinci, non vado alle macchinette, non ho mai messo una lira sul gioco e gli altri li darei calci sul sedere. Ormai se si vedono i locali qui in giro sono pieni di questi tipi di strumenti e certamente portano a delle patologie poi preoccupanti che richiedono poi assistenza specialistica ed è poi certamente un costo a livello di sanità pubblica. Richiedono anche interventi di medici, di psichiatri, di psicologi per curare queste persone perché da soli non riescono comunque a frenare questa loro necessità, diventa proprio una dipendenza. Pericoloso, specialmente per i giovani, però vedo che nei bar vanno gli anziani e giocano lì dalla mattina alla sera, io non capisco come fanno ad avere tanti soldi da buttare via. Tutta la crisi che c'è, guarda, vanno a buttare i soldi, specialmente i pensionati che tanto gridano che non hanno soldi da mangiare e non arriva a fine mese. Io sono stato al casino, ho giocato una volta o due, ma non mi ha più visto. Perché io non vado a mantenere quegli altri, è tutto un rubare. Quindi le hanno rubato un po' di soldini? Sì, quello. È la moglie che va. La moglie va? Sì. E gioca molto? Gioca abbastanza. E vince? No, è più che quella che perde che quella che rubano che vince. Dottoressa Cardini, la consigliera del gruppo misto Mara Piccin ha definito la norma varata dal Consiglio regionale sul contrasto al gioco d'azzardo patologico inefficace.
Qual è la sua opinione in merito a questa affermazione che ha fatto la Mara Piccini? Guardi, io penso che le norme siano sempre migliorabili, quindi se la consigliera Piccin ha proposto una modifica, io tutto sommato l'ho presa in esame e la considero anche condivisibile, perché effettivamente si può intervenire su una tassazione dei locali pubblici che utilizzano le slot machine, si può intervenire mettendo una regolamentazione che tenda a tenerli lontani da quelli che possono essere considerati dei luoghi sensibili. Però il problema va come sempre affrontato alla radice, cioè ci deve essere una volontà da parte della legislazione nazionale che vada a combattere il dilagare del gioco d'azzardo, delle slot machine e di tutte queste cose, altrimenti si tende a colpire sempre quello che è l'utente finale, come può essere il titolare del bar, mentre invece a monte non c'è una volontà politica che venga effettivamente a controllare questi fenomeni. Secondo te sarebbe meglio aprire dei casinò per eliminare del tutto le slot dai bar? Beh, sicuramente per contenere il problema, tra virgolette, però comunque il problema non si pone se aprire dei casinò o meno, ma se recuperare l'evasione che viene portata dalle slot machine. Nel momento in cui vengono condonati più di 90 miliardi dallo Stato di ciò che non è stato recuperato dallo Stato, capisci che aprendo dei casinò o meno non risolvi il problema. Il problema delle slot però è che alcuni bar, alcuni commercianti vivono anche grazie a queste slot machine nei bar. Ma per qualcuno so che è un problema. Allora a quel punto lì, così a due piedi, a pie, come si usa dire qua a Pordenone, ti dico sì, quasi quasi sì. Apriamo un bello studio, così diamo lavoro anche un po' di gente, ecco, facciamo girare un po' l'economia e togliamo dalle slot queste persone. Io credo che il problema sia diverso, io credo che il problema sia lo Stato che come sempre cerca di lucrare sui poveri disperati e finché lo Stato ci lucra sul gioco d'azzardo la vedo molto dura che il problema si possa risolvere. Sarebbe meglio aprire dei casinò secondo voi per controllare la cosa? Ah, quello sicuramente sì. Sì, quello sì. In realtà ci vorrebbe una legge capace di regolarizzare, magari anche di aprire i casinò, perché a pochi chilometri da noi ci sono casinò, ci sono un sacco di distrazioni di questo tipo e quindi insomma mi sembra assurdo non averle anche qui, magari regolarizzate meglio e in caso anche essere capaci di intervenire nella prevenzione. Ma conoscete qualcuno che gioca alle slot machine? Cioè in tutta Pordenone non c'è nessuno che gioca alle slot machine? Se ci sono così tante macchinette probabilmente qualcuno ci gioca, ma magari lo tengono per sé. E voi no però, eh? Siamo sicuri? Nessuno? Ma ok. Non so giocare neanche a poker, mi si metto a giocare alle macchinette. Dottoressa, molto spesso la dipendenza del gioco d'azzardo causa gravi problemi, specialmente finanziari. Qual è la sua opinione in merito e cosa fa la sua associazione per evitare o per dare un aiuto a queste persone che si trovano coinvolti purtroppo in questa situazione abbastanza pericolosa? Sì, soprattutto diamo sostegno psicologico alle persone che si rivolgono a noi e abbiamo avuto dei casi, diciamo in questi anni, di genitori che si sono rivolti a noi per capire come comportarsi. Noi solitamente li inviamo al servizio per le dipendenze pubblico, anche perché la dipendenza da gioco è equiparata a tutti gli altri tipi di dipendenze, per cui sono loro gli organismi deputati. Da parte nostra cerchiamo di sostenere queste persone e di accompagnarle, anche perché così facendo, con un sostegno psicologico, diciamo hanno meno difficoltà a gestire questo tipo di problema che in alcuni casi diventa molto pesante. Quindi sono però i parenti, i familiari che si rivolgono a noi, non il diretto interessato, quindi da parte nostra il sostegno è del familiare. Chi sono nelle famiglie i più diretti interessati? In questo tipo di meccanismo di dipendenza psicologica chi cade nella rete sono indistintamente uomini e donne e quindi non c'è nella mia esperienza una distinzione di questo tipo. Cadono in genere in questo tipo di meccanismo
persone fragili, emotivamente parlando e anche a livello psicologico, e molto spesso anche i ragazzi giovani annoiati in molti casi perché evidentemente alle spalle non hanno dei modelli educativi di riferimento abbastanza solidi, stabili o chiari rispetto a quelli che sono i ruoli nel menage familiare. Parliamo d'azzardo. Perché ne parliamo? Perché davvero è un problema. Ed è un problema che riguarda molta, troppa gente. E non fa distinzione tra ricchi e poveri, tra pensionati e tra lavoratori. Perché? Perché basterebbe andare in qualche tabaccheria, in qualche giornaleria, dove insomma c'è la possibilità di giocare nei diversi modi che sono previsti oggi dalla legge, e voi potete vedere come e quante persone continuamente domandano queste cartelle da giocare. Sembrerebbe cosa da poco, in realtà si tratta di miliardi. E alcune di queste persone hanno una dipendenza, non dico forte, non dico come quella di colui che si ubriaca, ma certamente una continuità nel gioco che va a danneggiare davvero anche i ricavi per la famiglia, sempre nella speranza del colpo della fortuna. Poi ci sono i casi dei malati veri e propri, dei dipendenti veri e propri. Ricordo un caso, venne nel mio studio, si sedette e mi disse: io adesso ho capito come finora mi hanno imbrogliato, ho capito il sistema matematico che usava, se lei vuole unirsi a me, dice, faremo soldi a palate. Dico sì, dico, guardi, anch'io dico, avrei un desiderio di soldi a palate, dico, però non così casomai, dico, ma lì avrei questo desiderio per i più poveri. Ma lei però, dico, non sta tanto bene. E l'ho mandato da un centro vicino a Udine, tra Udine e Codroipo, che cura questi malati. Ora mi domando, uno Stato civile come il nostro, che interessi ha a fare il biscazziere? Che interesse ha, da un lato, prendere un po' di soldi, ma i guadagni vanno tutti privati, un po' di soldi da questo gioco, e poi ritrovarsi persone malate che costano un sacco di soldi allo Stato. Ma al di là della questione soldi, c'è molto di più. C'è il problema, il dramma che si crea nelle famiglie. È difficile fermare uno che è dipendente dal gioco d'azzardo. Un sorriso non si crea mai per caso. Nella vita e nello sport, un bel sorriso aiuta a vincere. Affida l'estetica del tuo sorriso all'equipe coordinata dal dottor Claudio Perissinotto. Specialisti nell'estetica dentale e bifiller garantiscono qualità e affidabilità. Pronto intervento 24 ore al 393 43 80 216. Studio dentistico dottor Claudio Perissinotto e Company. Via Carlo Collodi 2, 90 di Piave, Venezia. Per appuntamenti 0421 65 90 16. Oh, era talmente abbondante il primo e buono che ho ordinato anche il secondo. Tartare di carne irlandese con un vino Cabernet Franc del Collio. La fine del mondo. Ma devo dire che da Gico si mangia veramente, veramente.